forse non tutti sanno che forse non tutti sanno che in antichità la femmina dell'uomo, chiamata donna, era fortemente discriminata. In particolare, durante il Medioevo, tante furono le costrizioni alle quali il gentil sesso dovette sottomettersi. Su tutte, la terribile cintura di castità. A nulla servirono le loro rimostranze di libertà e indipendenza. Tremate! Tremate! Le streghe sono tornate! Tremate! Tremate! Le streghe sono tornate! Streghe! Arrogo! La cintura di castità viene fatta risalire al 1105 per opera del cavaliere crociato Federico Barozzi, duca di castità. Dovendo partire per la Terra Santa al fine di esportare la democrazia, il duca temeva a giusta causa l'infedeltà di sua moglie, Maria la Zoccola. Quindi fece costruire una pesante cintura in ferro capace di rendere inaccessibili le sue parti intime e gliela fece indossare con un astuto inganno. Moglie mia, io debbo partire per le crociate. Ti ho comprato queste mutande da Victoria's Secret. Ma non esisteva. Oh, che caro, le provo subito. Adesso non potrai più fare la meretrice in giro. Le chiavi me le porto via io. Ci vediamo tra 20 anni! Un minuto più, un minuto meno! Al termine della crociata, la moglie del duca fu l'unica a non essere stata ingravidata da qualche obiettore di coscienza. Così, in breve tempo, tutti i mariti costrinsero le loro legittime mogli a indossare questo barbaro strumento di controllo. E grande tristezza si diffuse tra il gentil sesso. No! Maledizione! No! Perché? Perché? Oddio, no! Perché? Io non mi lavo nemmeno più, perché mi si fa la ruggine! Tale pratica disumana durò per molti secoli a venire e venne interrotta solo grazie alle incredibili doti di Silvio Spadino, un umile garzone di bottega. Questo intrepido giovanotto aveva un particolare talento. Riusciva infatti ad aprire qualsiasi serratura usando semplicemente il proprio pene. Mi consente, gentile donzella, vorrei far man massa delle vostre grazie. Ahimè, Valdo giovane, io ci starei anche, ma indosso la cintura di castità. Non temete, madamigella, il mio augello è un passepartout per il piacere. Pazzo. Baldo giovane. La voce dell'esistenza di un uomo che aveva nelle mutande una chiave universale per ogni cintura di castità si sparse velocemente e donne da tutto il mondo si presentarono al suo uscio per provare nuovamente i piaceri del sesso extraconiugale. Meno male che Silvio c'è! Meno male che Silvio c'è! La cintura di castità divenne così inutile e il suo utilizzo fu sempre più raro, fino a sparire del tutto nel giro di qualche lustro. E oggi, a secoli di distanza, il suo ricordo sopravvive solo in alcune espressioni gergali in uso fra i più giovani. Oh, la vedi quella? Me? Me la so chiavata! Era quello il senso!